Faber è un'opportunità di tirocinio all'estero offerta ai giovani dai 19 ai 25 anni, laureati, diplomati, lavoratori e disoccupati. È un progetto ideato dalla cooperativa sociale Cara Bobovoschi di Bondigliana, attiva nell'assistenza ai disabili e nella formazione giovanile, ed è stato presentato venerdì pomeriggio alla casa dell'associazione di Via Laderchi. Tirocini all'estero per i giovani ragazzi neolaureati o appena diplomati, che tipo di lavoro andranno a fare questi ragazzi? Allora, il progetto Faber è dedicato al mondo dell'artigianato. Molti associano la parola artigianato al mestiere del falegname, del ceramista, ma in realtà il mondo dell'artigianato è ampissimo. I ragazzi potranno fare tirocini nell'ambito della gastronomia e quindi pasticceria, cake design, prodotti tipici locali, ma anche artigianato artistico, quindi ceramica, oreficeria, mosaico e quant'altro. Tirocini potranno essere fatti anche nel settore delle energie rinnovabili, quindi possono partecipare anche ingegneri che vogliono fare un'esperienza di lavoro in un'impresa che ad esempio fa progettazione e installazione di pannelli solari. Possono fare domanda ragazzi laureati anche in marketing o comunicazione che vogliono specializzarsi nell'ambito dell'internazionalizzazione delle imprese, e in questo caso si parla di imprese artigiane, oppure nell'organizzazione di fiere. Sono previsti tirocini nell'ambito della logistica, quindi diciamo che la possibilità di tirocini è ampissima, e quindi i ragazzi che sono interessati possono anche proporci la loro idea di tirocinio. I paesi in cui andranno a fare questi tirocini invece quali saranno? Regno Unito, Francia, Spagna, Malta, Germania, e poi ci sono due destinazioni per i progetti brevi di ragazzi con svantaggio, che sono sempre in Francia e in Polonia. Ecco, come fare a candidarsi? Dovete andare nel sito www.carabovoschi.org, nella pagina Europa dedicata ai tirocini Leonardo, scaricate il bando e il modulo di partecipazione. Ecco, ci sono delle caratteristiche appunto che devono avere i partecipanti, i candidati? C'è un limite di età, 19-35 anni, la residenza in Emilia-Romagna. Possono partecipare tutti i ragazzi tranne gli studenti universitari o chi sta frequentando un master o un corso finanziato con fondi europei. Prima hai accennato a vari tipi di specializzazioni, chiamiamoli così, quindi quali sono questi tipi di specializzazioni che i ragazzi devono avere? Ho fatto degli esempi, ma veramente possono partecipare tutti, purché appunto il tirocinio che si vuol fare, l'esperienza professionale che si ha in mente di fare, sia in linea col proprio percorso di studi, col proprio percorso professionale, e in qualche modo, poi lo studieremo anche insieme in fase di colloquio, possa essere legato al settore dell'artigianato. Possono partecipare anche giovani che già lavorano in un'impresa artigiana o come dipendenti o come imprenditori, che vogliono allargare i propri orizzonti, vogliono arricchire le proprie competenze andando a fare un'esperienza all'estero, magari in un contesto simile al proprio. Le risposte quando ci saranno? Le risposte entro fine marzo. Okay, mentre invece il periodo all'estero ha una determinata cronologia? Sì, ci sarà un periodo che va da fine aprile a fine luglio, e un secondo periodo è da metà settembre a metà dicembre. Federico Lega, per Faenza Web TV.